Noi dovevamo operare di sorpresa, quindi con pochi uomini. E allora riuscivamo a dare il colpo che volevamo dare. E l'ultimo ricordo del comandante Federico Tallarico, nome di battaglia Frico, catanzarese nella sua storia personale, un pezzetto della Grande Guerra. 4 novembre 1918 l'Italia esce vittoriosa dal conflitto bellico, rimane un paese unito grazie al coraggio di tanti giovani. Un pezzo di quella vittoria appartiene alla Calabria. Il 1 marzo 1915 fu costituita la Brigata Catanzaro, 6.000 soldati, due reggimenti gloriosi 141 e 142. Furono impegnati per 2 anni in trincea, brigata d'assalto sul Carso. Si coprirono di gloria quei soldati calabresi tanto da meritare la medaglia d'oro e una pagina dedicata dalla Domenica del Corriere. Armati di moschetto, fecero indietreggiare gli austriaci, si impadronirono dei loro cannoni. Provati dai lunghi anni di trincea, alcuni soldati della Brigata Catanzaro nel 1917 si opposero all'ordine di tornare al confine. Compagni della Catanzaro vi hanno fucilati. Ne fucilarono 10 di quei soldati del sud rivoltosi, di quei morti scrive anche D'Annunzio. Non voglio sapere se siete innocenti, se siete colpevoli, so che foste prodi, scrive il Vate, impedendo che la storia cancellasse le gesta di quei ragazzi arrivati da lontano per difendere l'Italia. La Brigata Catanzaro, dopo la rivolta e le fucilazioni, al confine ci tornò. I calabresi rimasero lì a battersi e a morire fino alla battaglia del Carso, quella di cui scrive Ungaretti. Nel cuore nessuna croce manca. E il mio cuore, il paese più straziato. Brigata Catanzaro, stai uccidendo i tuoi eroi solo perché disgustati.